Ciao a tutti dalla mia scrivania. Dato che mi è piaciuto tantissimo lo Study With Me che ho fatto l'altra settimana, ho pensato di fare un altro video simile, anche se in realtà oggi non so bene se studierò, non so che video sarà, sarà tipo un mezzo vlog, mezzo Study With Me, non lo so. Comunque, oggi è domenica e sono le 3:30 ormai. Wow, non pensavo fosse così tardi e mi sono appena svegliata. No, ovviamente no. Più tardi devo uscire, devo andare al cinema con una mia amica. E mi sono truccata perché era da un sacco che non mi mettevo lì a truccarmi, non so, in modo un po' più creativo. Mi piace tantissimo come è venuto, anche su Instagram me l'ho fatto vedere, mi è piaciuto un sacco. E ho usato come ombretti dei blush, che è una cosa che io faccio spesso, anche magari con i blush un po' più tenui. Mi piace usarli anche sugli occhi per creare un look un po' più omogeneo. Comunque, ho usato questa palette di Zoeva, che è la Coral Spectrum. E ho usato questi due colori qua, che sono opachi. Ho ottenuto tutto il trucco opaco con una bella linea di eyeliner e mi piace tantissimo. È veramente un sacco. Ora, non lo so, ora ho queste, che ore sono? Le 3:30. Ho queste 3 ore, più o meno, in cui devo fare qualcosa di utile per me stessa, per la mia vita. Qualcosa di produttivo, non so cosa fare. Perché questa mattina ho editato, ho caricato un video e ora devo vedere un po' come organizzarmi perché mi mancano 3 esami. Io sono in sessione. Mi mancano 3 esami e vabbè, uno ce l'ho fra 2 giorni, però è tutto a posto, cioè è finito, era un progetto che dobbiamo consegnare ed è finish, quindi per quello sono tranquilla. E poi ne ho altri 2, devo iniziare a mettermi al lavoro per questi 2. E allora, non so bene cosa fare, devo farmi un attimo un programma per capire un po' come organizzarmi, perché in realtà non so bene quanto tempo mi prenderanno. Prima di tutto mi farò una tazza di tè, perché oggi non ho ancora bevuto il tè, ho bevuto solo il caffè questa mattina e ne sento la mancanza. Tra l'altro, guardate, ho le labbra super secche, io spero che non si veda troppo, perché con questi sbalzi di temperatura, fuori dentro, dentro caldo, fuori freddissimo, ho la pelle e le labbra stressatissime, sono super secche, infatti questa sera mi incremerò tutta con una maschera super idratante. Eccomi qui. Allora, mi sono fatta questa bella tazzona di tè verde. Tra l'altro questa è una tazza troppo carina che ho preso anni e anni fa da Tiger, perché ha tipo questo coso di lanetta, questo maglioncino per non scottarsi. Volevo farvi vedere la mia nuova agenda, perché so che è un argomento che vi interessa sempre. E allora, quest'anno ho abbandonato la Moleskine. Dopo 7 anni ininterrotti di Moleskine, ho deciso di cambiare un po', perché l'anno scorso ho preso la giornaliera, con cui comunque mi sono trovata molto molto bene, perché c'era un sacco di spazio in cui scrivere, cioè l'ho usata abbastanza. Io allora non sono troppo costante con le agende, dipende un po' da quello che ho da fare, ma soprattutto erano più le volte che la lasciavo a casa e quando me la portavo in giro, perché comunque è abbastanza grossina. Poi una cosa che manca in questa agenda giornaliera sono i layout mensili o settimanali, cioè praticamente tu passi da un mese all'altro, adesso provo a farvi vedere, passi da un mese all'altro senza che ci sia un overview del mese, non so come dire. Cioè passi dal 31 all'1, vedi solo i giorni singoli e non riesci ad avere una visione completa di tutti gli impegni che hai nella settimana o nel corso di tutto il mese. Quindi sono passata a questa, che è un po' una copia di una Moleskine, però mi piaceva che avesse il portapenna e poi anche la scrittina in oro, l'ho presa alla Feltrinelli. Comunque l'ho presa rossa, così un tocco di colore, mi piace un sacco il formato, l'ho presa più grande e mi piace tantissimo questo formato, mi dà proprio soddisfazione. E come layout interno è molto simile, se non uguale, alle Moleskine settimanali, però è grande, quindi comunque c'è tanto spazio per scrivere. Qui ci sono i giorni, qui sulla destra, e sulla sinistra c'è la pagina bianca. Siccome queste secondo me sono un po' difficili da trovare, perché è una marca così che ho trovato per caso, vi lascerò il link delle Moleskine praticamente uguali a questa, perché comunque c'è questo formato con questo tipo di layout anche delle Moleskine, però io volevo un po' cambiare, diciamo. Una cosa molto molto apprezzabile è il fatto che all'inizio del mese ci siano queste 2 pagine di overview di tutto il mese. Secondo me è una cosa comodissima e quindi mi ci sto trovando bene. Mi chiedete spesso di farvi vedere come la organizzo, non lo so, in modo molto semplice, cioè scrivo gli impegni che ho e le cose che devo fare. Non saprei come farvi vedere come lo organizzo.
Cioè, questa è una pagina tipo della mia agenda, oddio, ora leggerete tutto cose incriminanti. No, una cosa che voglio dire è che io sulla mia agenda uso solo una penna, che è la penna di Muji in gel con la punta da 0,38 mm, perché mi piace tantissimo il tratto, risulta tutto molto pulito, molto ordinato e appunto la uso sull'agenda questa penna e la tengo qui nel portapenne. E uno potrebbe pensare che è un po' poco pratica perché appunto è grande, però in realtà, cioè, se io ho sempre il computer nello zaino, quindi il computer sta così. Mettendoci questa mi prendeva un sacco di spessore, invece qui, questa che è più sottile, cioè non mi occupa così tanto, non mi pesa. E quindi tutto questo per dire che mi ci sto trovando molto bene. Non so, adesso mi devo un attimo organizzare questa cosa per gli esami. Ora, mi dispiace, so che così allo specchio non è il massimo, ma il mio problema è che io non ho un posto dove filmarmi a figure intere, ed è anche il motivo per cui faccio pochi video outfit, perché è un po' complicato, ma comunque questo specchio andrà bene. Allora, questo è il maglione, vedete che è super oversize, è morbidissimo, veramente bello. E poi ho messo leggings di pelle e i Dr. Martens lucidi. E poi ho questi orecchini stupendi, che ora vedrete poco. Sono degli orecchini argentati di Happiness Boutique, ma sono troppo belli, davvero. Mi sono innamorata. E poi il mio trucco fucsia, che mi piace un sacco. E niente. Quindi stasera uscirò così. Sono tornata dopo ore e ore. È l'una. Ebbene sì. Allora, siamo andate a vedere il cinema. E siamo andate a vedere il film di Van Gogh, cioè quello su Van Gogh, Sulla soglia dell'eternità, mi sembra di ricordare. Comunque, allora, io, dovete sapere, non sono una grandissima amante del cinema, però quando ho visto che era uscito questo film di Van Gogh, cioè Van Gogh per me è l'artista, cioè io quando ero in prima elementare dipingevo i girasoli di Van Gogh. E allora, com'è questo film? È molto diverso da quello che mi aspettavo io, perché io mi aspettavo un film un po' più romanzato. Invece ci sono poche battute, ci sono molti momenti accompagnati solo da musica e dai rumori di sottofondo, ci sono delle riprese fatte dal suo punto di vista, quindi molto inquadra molto bene il personaggio di Van Gogh anche nel modo in cui è girato il film, perché è un po' fuori di testa. Ha dei bellissimi colori, appunto i momenti sui suoi quadri quando lui dipinge sono stupendi. Quindi se amate Van Gogh, secondo me ne vale la pena ed è veramente bello, a me è piaciuto tanto. Comunque adesso, siccome è tardissimo, ho un sacco sonno e domani devo andare in università, mi strucco, mi metto a lettino e dormo, perché non vedo l'ora di dormire. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, non so bene che video sia, oggi ho voglia di parlare un po' con voi. E niente, fatemi sapere un po' se avete visto anche voi il film su Van Gogh, cosa ne pensate. E ci vediamo alla prossima, ciao!